Buongiorno, di nuovo qui. Vi propongo un blues country e vi faccio vedere un po', diciamo, lo stile un po' del country, blues. Come dicevamo in un altro video, il blues sono tre accordi, tonica, sottodominante e dominante, che serve primo grado, quarto grado e quinto grado. No, non il programma quinto grado che fa sul Rete 4, se non erro, il venerdì, grado della scala, diciamo. Quindi sono tre accordi di dominante, che su questi tre accordi si possono fare un sacco di stili di blues. Poi farò una lezione dove farò vedere quanti stili si possono fare con tre accordi di dominante, che sia Si, che sia Mi maggiore, che sia La, eccetera, eccetera. Facciamo questo piccolo esempio così, giusto per di country blues, nel mi settima sarebbe mi maggiore, diciamo, mi settima dominante, non sarebbe il maggiore, ma sarebbe il dominante, però in questo caso abbiamo un primo grado, una tonica di mi, poi abbiamo la settima, che sarebbe qui, facciamo qua, siete meglio, mi settima, poi il la. Il Si, quinto grado, quindi Mi settima, La settima e Si, quinto grado. Quindi su questi tre accordi si possono fare, cioè i grandi del blues, il blues ha lavorato per anni creando stili su tre accordi, rock and roll, New Orleans Shuffle, Boogie Woogie, insomma, shuffle, slow blues, fast blues, cioè tantissimi stili su tre accordi. Quindi il blues è abbastanza un genere particolare, innovativo e molto aperto, come posso dire. Vediamo questo piccolo frammento di country blues. Country blues veniva suonato, diciamo, in finger picking. C'è una tecnica, si utilizzavano dei plettri che si mettono sulle dita per pizzicare le corde. Beh, lo faccio con le dita, tipo sarebbe un fingerstyle, diciamo una tecnica derivata dalla chitarra classica sostanzialmente. Ecco. Vediamo questo piccolo frammentino. Dovrebbe fare così un brano che mi ricordo ma. Thank you.
piccolo sbozzo, però il country blues, diciamo, è un genere molto, molto, molto bello, molto a storia, a cultura, insomma, a origini lontane. È un genere molto alla portata popolare, ecco, in mezzo alla gente, diciamo. Non è quel genere un po' snob che è un po' così, diciamo, più riservato a una cerchia, diciamo, di persone più selettiva. Country blues è una musica che nasce in strada, blues, come quel video che ho fatto giorni fa, dove ho menzionato quel brano di Son House, il blues acustico. È blues acustico e country blues stanno a pari passi, sono due generi che si accomunano di cultura e di storia. Ok, vi auguro un buon weekend, speriamo questa pandemia che abbia fine, questa situazione ci liberi da questa situazione e ci fa suonare nei locali, ci fa fare attività musicale, che è vita, cioè fare vita sociale, stare in mezzo alla gente e suonare, per noi che facciamo questo lavoro, che suoniamo nella vita, non poter suonare, non poter esprimere, perché poi suonare in un locale, questa gente, dove, in qualche teatro, dove sia, in piazza, insomma, è un altro discorso. Ok, a voi un buon venerdì, un buon weekend. E se ho tempo, metterò qualche altro video domani, vediamo, se no la settimana prossima faremo un video proprio dove parlerò del blues e dei stili di blues, con i suoi tre accordi, quanti stili di blues si possono suonare. Va bene, a voi tutti un abbraccio, ciao.